momento topico del girone B di Serie C2 è probabilmente quello che si vive al Palamasciangelo di Lanciano, con lo scontro al vertice che mette di fronte i padroni di casa del Futsal Lanciano alla prima della classe Lions Bucchianico. È l'ultima possibilità concreta per i lancianesi del presidente Andreoli di riaprire il campionato, viste le sei lunghezze di distanza tra le due contendenti e le due giornate a disposizione prima della fine della stagione regolare. Il quintetto di mister Similiani, già vincitore della Coppa di categoria, è chiamato ad una prova di carattere, ma le potenzialità di un organico allestito e corretto nel mercato di riparazione sono in grado di poter compiere l'impresa. Alla capolista potrebbe bastare anche un pareggio per annullare definitivamente le velleità della squadra di casa, costretta al contrario a giocare con un solo risultato utile a disposizione. Pubblico delle grandi occasioni, vista l'importanza della posta in palio, e avvio di gara che sembra favorevole alla battistrada, anche se il diagonale di toppa viene ridotto a più miti pretese dall'attento Jezzi. Sarà a conti fatti un episodio fugace del quintetto bucchianichese, che nelle battute successive subirà una serie di devastanti incursioni che permetteranno ai locali di portarsi al doppio vantaggio dopo appena 5 minuti dal fischio d'avvio del signor Baldassarre di Vasto. Al secondo Pasquini va all'incasso, approfittando del suggerimento del suo compagno di squadra Ceri, abile ad intercettare un errato rilancio di Marcone. Passano 3 minuti e Massimini va al raddoppio con una devastante ripartenza e un diagonale in corsa che lascia di sasso l'estremo avversario. Anche in questo caso la rete è propiziata da un errore della truppa rossoblù, con Di Lorenzo che consegna di fatto la sfera al numero 7 avversario, il quale non si fa sfuggire la ghiotta occasione. Massimini è scatenato e poco dopo cerca di fare il bis, ma stavolta il suo diagonale è tamponato da Ricci, che annulla l'insidia. Il numero 12 del Lions si ripete poco dopo sulla conclusione a botta sicura di Cicco Cioppo. Il Lions prova a scuotersi con l'affondo di Rutolo azzerato da Jezzi. Sull'altro fronte i lancianesi sfiorano il triscon di Giulio, fermato dalla trasversale. Jezzi dall'altra parte del campo è attento a mantenere inviolata la propria porta, chiudendo sul primo palo e annullando il temibile diagonale ravvicinato di Comignani. Qualche istante dopo Bettoli rischia grosso, intercettando il traversone al centro dello stesso Comignani, che si spegne di pochissimo a fil di palo. L'importanza della posta in palio si ripercuote anche sul rettangolo di gioco, con il direttore di gara che ha il suo bel da fare per raffreddare i bollenti spiriti dei calciatori in campo. Un deterrente indispensabile in certi casi è l'estrazione del temuto cartellino rosso, che al 18° viene sventagliato in rapida sequenza all'indirizzo del rossoblu Marcone e del frentano Pasquini, puniti per reciproche scorrettezze a gioco fermo. Nel periodo di inferiorità numerica per entrambe le squadre, la truppa di mister Similiani va a centrare il secondo legno di giornata con Massimini, che poco dopo affina la mira e firma il tris per i suoi con un gran siluro dalla distanza. Dopo il forfè iniziale di Orlando per infortunio e quello di Pasquini per la già citata espulsione, mister Similiani deve fare a meno anche di Caravaggio, che al 23° stramazza a terra dopo il contatto con Di Lorenzo. Il numero 5 lancianese è costretto ad abbandonare il terreno di gioco e deve ricoverarsi presso il vicino nosocomio frentano per provare a rimettere a posto il dente saltato a causa del ruvido contatto con il calciatore bucchianichese. Prima dell'intervallo la squadra ospite si fa rivedere con l'incursione di Morelli, con Jezzi che riesce a depotenziare con un intervento di piede che si rivela determinante per evitare la capitolazione sull'angolo più lontano. I padroni di casa continuano a collezionare legni, l'ultimo della serie è di Massimini, che precede di pochissimo il rientro negli spogliatoi per l'intervallo. La pausa si rivela rigenerante per la capolista, chiamata a rimontare 3 reti ai temuti rivali e costretta suo malgrado ad osare di più. E in effetti le prime avvisaglie sono subito palpabili, con Jezzi chiamato a disinnescare una temibile conclusione centrale di Morelli. L'estremo rossonero deve ripetersi poco dopo in un intervento ancor più difficoltoso, allorquando smorza sul fondo un tentativo di toppa, ma se il Lions non sfonda, la squadra di casa costruisce la quaterna con un tiro di rigore concesso dal direttore di gara, che ravvisa il fallo in area di Rutolo su Ceri. Dal dischetto Cicco Cioppo non sbaglia e porta i suoi sul 4-0, un risultato teoricamente sufficiente a chiudere ogni discorso di rimonta, ma la capolista non ci sta ad arrendersi senza reagire e ha il merito di riaprire i discorsi nelle battute successive. È il sesto infatti quando Savini si fa trovare pronto a ridosso del secondo palo e deve solo spingere nel sacco sull'invitante traversone dalla sinistra di De Sanctis.
La rete rinvigorisce le speranze di rimonta rosso-blu che sfiorano il bis con la devastante penetrazione di Morelli, arginato dall'attento Jezzi. Ma il portiere lancianese deve arrendersi nuovamente al tredicesimo quando viene trafitto da De Sanctis, che riduce ulteriormente il divario con un gran diagonale dalla sinistra. Il quintetto di casa spegne l'interruttore e la capolista ne approfitta per ritornare prepotentemente in corsa. Al diciassettesimo Toppa contribuisce a riavvicinare i suoi, approfittando del clamoroso errore in disimpegno del rossonero Ceri, il quale consegna un fortuito ma succulento pallone a centroarea per l'appostato 6 rivale, che non perdona e va a prendersi il suo premio in tribuna. I locali provano a ripristinare il divario, ma l'affondo di Massimini viene arginato da Rutolo, che dirotta a fondo campo. La capolista vuole completare la rimonta e, dopo aver fallito l'opportunità con Morelli, che dalla propria area cerca di sorprendere Jezzi al rientro da una scorribanda nella metà campo rivale, riesce a fare centro al minuto 22 con la rete che permette ai suoi di ristabilire il risultato di perfetta parità, cosa impensabile fino a pochi minuti prima, ma resa concreta dal siluro da fermo del numero 9 rossoblu, che non lascia scampo al portiere di casa. Quest'ultimo deve soccombere anche al 25esimo quando Toppa firma l'apoteosi del Lions, riuscendo ad operare il sorpasso decisivo che vale la vittoria nello scontro diretto, ma quel che più conta, la vittoria aritmetica del campionato. Prima di festeggiare, il quintetto di mister Sirolli deve respingere gli assalti finali di Ceri, fermato da un nuovo legno, e Massimini, che si fa respingere un tiro libero, ultimi ad arrendersi prima del triplice fischio che precede i festeggiamenti della squadra bucchianichese, promossa matematicamente al prossimo campionato di C1. Per i ragazzi del presidente Andreoli l'obiettivo non sfuma del tutto, visto che c'è la concreta possibilità di seguire i rivali odierni, potendo sfruttare la finestra supplementare dei play-off. Mister Similiani, dopo i primi 30 minuti di gioco ci si aspettava una goleata della sua squadra, che aveva chiuso all'intervallo sul 4-0. Poi nella ripresa è successo di tutto, la rimonta dell'avversaria che ha vinto, e tra l'altro questa vittoria è costata anche il campionato. Eh sì, Antonio, hai detto bene. Sicuramente i presupposti per vincerla, e anche bene, c'erano stati tutti, perché fino alla fine del primo tempo avevamo comunque dominato la partita. Nella ripresa abbiamo avuto un calo fisico, perché purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di alcuni giocatori, abbiamo perso Orlando durante il riscaldamento, Caravaggio è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere perché, non so se mi hanno detto, è saltato un dente nel contrasto lì, Pasquini è espulso, quindi poi diventa difficile, anche se probabilmente c'è stato sia il calo fisico ma soprattutto mentale, dove non siamo riusciti a reagire alle piccole difficoltà che ci aveva creato l'avversario nella ripresa. Qualche rammarico probabilmente, perché nella prima parte della stagione la squadra, che non era guidata, lo ricordiamo, da lei, è andata un po' col freno a mano tirato. Chissà che, avendo avuto il cammino del girone di ritorno, oggi a festeggiare era qualche altra squadra. Non lo possiamo dire, perché purtroppo con i sì e con i ma la storia non si è mai fatta. E sono arrivato, eravamo già distanti di 8 punti, poi alla lunga il campionato ha perso un po' di... era più competitivo inizialmente, poi qualche squadra ha smobilitato, quindi diventava difficile. Anche se avessimo vinto oggi, sicuramente il Bucchianico e i Lions avrebbero vinto il campionato per le due restanti partite, non di primissimo livello. Quindi faccio i complimenti a loro, perché chi vince ha sempre ragione, e noi adesso proseguiamo questa stagione, mancano ancora 2 partite e poi vediamo se dovremo disputare questi play-off di vincerli. Infatti mi ha anticipato, le stavo proprio dicendo che c'è comunque la finestra, la uscita supplementare, ecco, per poter festeggiare comunque. Sì, sì, sono previsti i play-off, noi comunque manteniamo il secondo posto, dobbiamo fare questi 6 punti restanti e poi da seconda affronteremo. Non so se si farà la semifinale, perché dobbiamo vedere le distanze fra noi e la quinta, e anche con la terza in classifica, che prima di questa gara era 8 punti, la distanza deve essere di 10 per non disputare neanche i play-off. Quindi non so, ci prepareremo comunque per disputarli, se sia semifinale o finale ci faremo trovare pronti, perché l'obiettivo comunque è di salire di categoria. Daniele Andreoli, il presidente del Futsal Lanciano, oggi protagonista di un'impresa a metà. Se la gara terminava alla fine del primo tempo sarebbe stata una vittoria schiacciante, poi la squadra si è trasformata nel secondo tempo negativamente e purtroppo è andata così. Adesso vi aspettano i play-off. Sì, sì, play-off, e ormai dobbiamo puntare su quelli per l'anno prossimo in C1. Dispiace per oggi, naturalmente complimenti al Bucchianico, che comunque ha ripreso
la partita nel secondo tempo. Due episodi che ci hanno un attimo anche destabilizzato, un'espulsione e un ragazzo che è andato Caravaggio. Un intervento un po' da discutere, andremo a fondo, vediamo. Dispiace che queste cose non dovrebbero succedere, però va bene, merito a loro, hanno vinto il campionato. Dispiace un po' per il tutto, però va bene così. Ci sono ancora i playoff e avanti tutto. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, questo secondo tempo può essere da insegnamento per le prossime gare, perché la concentrazione va tenuta alta per tutta la gara. Sì, esatto, questo sicuramente. Comunque, ripeto, puntiamo ai playoff e basta. Sono contento che oggi il pubblico molto numeroso. Mi fa piacere perché io punto sempre nel riportare questo sport a grandi livelli nel Frentano, a Lanciano. Come diceva il mister, qualche rammarico per il girone d'andata? Tutto lì sta, purtroppo sta tutto lì. Loro hanno vinto più di noi, noi in partenza siamo un po' stati così così, però vabbè, ormai è fatta, ci siamo e lavoriamo per la prossima partita. Un calendario davvero strano quest'anno, che è praticamente alla terz'ultima giornata ha riservato questo scontro tra le prime della classe e una vittoria che coincide ad una finale, una vittoria arrivata con una strepitosa rimonta nel secondo tempo. Mister Sirolli, che cosa è successo alla sua squadra nell'intervallo? Cosa è successo? Sapevamo di non essere la squadra del primo tempo. Credo che noi delle qualità le abbiamo dimostrate tutto l'anno. Sapevamo di affrontare una squadra fortissima e il primo tempo veramente ci hanno messo in grossa crisi. Poi ci siamo detti, vabbè, la partita è persa, non abbiamo più niente da perdere, liberiamoci la testa e proviamo a fare la nostra partita. E devo dire che un secondo tempo è stato mostruoso, fantastico. Ripeto, abbiamo fatto venire fuori le qualità che noi abbiamo insite in ognuno di noi. Questa si vede che è una squadra che non è abituata a perdere, non voleva perdere. E questa è la diciannovesima risultato utile. Nelle ultime 19 partite, 18 vinte e un pareggio, voglio dire, qualcosa significherà pure. Però permettetemi un complimento alla squadra di Massimo Simigliani, perché è una squadra forte, fortissima, e credo che se esiste una giustizia, le due squadre del campionato migliori devono salire. Mister Sirolli rimarrà anche l'anno prossimo? Si può programmare già la stagione? Beh, adesso è presto, adesso pensiamo a goderci la gioia che meritiamo, ci sarà tempo e modo per parlarne. Adesso permettetemi, grazie alle vostre telecamere, di fare il più grosso in bocca al lupo al Futsal Lanciano e un grosso grazie a tutti i componenti della mia squadra, perché sono stati eccezionali.